19 settembre 1985, terremoto in Messico. Alle ore 07 e 17 minuti, una scossa di magnitudo 8,1 Richter con epicentro sulla costa messicana dell'Oceano Pacifico devasta la capitale. Il presidente Miguel de la Madrid sul momento rifiuta le offerte d'aiuto internazionali. Le forti critiche della popolazione per la debole, tardiva, insufficiente macchina dei soccorsi fanno sì che il governo smetta di minimizzare le conseguenze della calamità naturale. Col passare delle ore il disastro si profila sempre più grave. Città del Messico, metropoli di oltre 8 milioni di abitanti, subisce una ferita insanabile. Oltre 10.000 morti, centinaia di migliaia di feriti. A peggiorare le cose, la sera del 20 settembre, un'altra forte scossa d'assestamento scuote l'intera regione, detta anche di Michoacán. L'entità mette in moto una serie di inchieste da cui emergerà un sistema corruttivo che aveva permesso di costruire senza una rigorosa applicazione dei codici edilizi. Qualche anno dopo, Città del Messico si è dotata di un sistema d'allerta precoce e le misure di sicurezza sono state rafforzate.